La storia racconta appunto di questa ragazza che è assolutamente calata nel suo tempo, accetta tutte le convenzioni che erano comuni, quindi la parola del padre e della madre sono legge, quindi quando le organizzano un matrimonio combinato per riparare a una situazione disdicevole, accetta suo malgrado di dire sì, insomma, di accettare questo marito come suo uomo, come marito. Però attraverso l'incontro e l'amicizia con un altro emarginato che lei schifa all'inizio, lei per prima lo allontana, tramite questa amicizia sì, però nasce un percorso di rivincita, di conoscenza di se stesso e del proprio valore, in questo caso del valore in quanto tale, cioè la possibilità di immaginare qualcos'altro. Beh, Cristiano, tu vieni da esperienze anche nel mondo del cinema cinese, hai fatto una serie di cose, sei anche produttore e avete firmato la regia, quindi l'impostazione è quella di un dramma storico che ha però il suo significato, il suo riverbero sull'attualità e naturalmente anche qui la diversità e i pregiudizi sono l'obiettivo, cioè, criticare, far capire che c'è un'umanità dietro a tante scelte e a tante situazioni. Però hai dimenticato un elemento fondamentale di questo incontro che è Daniele, mia moglie, questa è la singolarità della genesi del progetto. Io ho visto Daniela, che lavora nel cinema a fianco a me da tanti anni, scrivere questo romanzo nel corso di Lo so, come però succede sempre, il marito dice: ma mi fai leggere qualche cosa? No, assolutamente un hobby. Cioè, poi l'anno scorso ho letto il manoscritto, ho detto: questo romanzo è stupendo. E infatti poi Sperling & Kupffer l'ha pubblicato e quando lei mi ha detto perché allora non ne fai un film se ti piace tanto, io ho detto chi sono, cioè, siccome la storia è una storia di donne, una storia femminile, ha un punto di vista femminile, le ho detto chi sono io per impossessarmi in qualche modo di questo materiale, possiamo farlo insieme. E lì sarà un disastro, farete un bel film ma probabilmente divorzierete. Invece è stata un'avventura stupenda, insomma, secondo me è bello anche, marito e moglie è una coppia inusuale nel cinema, ce ne sono pochi, no? In genere i fratelli ci sono. come registi, Sì. Strobeuglie, dai, per dire. I due registi belgi delle 8 montagne, però non è facile, giustamente, no? Però nel nostro caso devo dire che è stata un'avventura stupenda anche perché c'è queste due yin e yang, no? Il sole e la luna, queste due prospettive diverse che secondo me hanno contribuito, anche che si riflettono nei due personaggi del film, protagonisti Ci andiamo meravigliosi, subito a parlare. e secondo me è stato un E comunque qua sei, dopo tanti anni, hai cominciato tu, come ti senti? No, io guarda, ci tengo a dire che sono felicissimo che siamo qui al BeFest perché è un festival che ammiro da tanto tempo, c'è cioè questa parte internazionale molto importante perché il BeFest sostiene film indipendenti come nel caso nostro. Noi abbiamo avuto anche l'appoggio della Film Commission della Puglia, come quella Anche della lo film Film della Calabria, Commission sì. della Calabria, quindi li ringraziamo. E per quanto riguarda la carriera, intanto sono molto curioso di capire come reagisce il pubblico questa sera, perché è la prima volta che lo vedo appunto con gli altri, quindi Le 18:30, sono molto emozionato e mi sento molto molto fortunato che ancora mi danno la possibilità di interpretare i ruoli. Bellissimo come Lorenzo, quindi grazie Cristiano, grazie Daniela. Non ci sono stati, non ho dato nessun consiglio a Ludovica perché è un'attrice di grande spessore. Quindi la cosa interessante che raccontavamo anche ieri, facevamo le prove, cercavamo di portare qualcosa, ma tutto quello che noi pensavamo di fare poi sul ciak accadeva sempre altro. Quindi questa è la magia che si è creata tra di noi. Io credo che questo si vede nel Lo film, questo vedremo, rapporto autentico e non lo so, speciale, lo posso dire speciale. lo vedremo. Volevo dire io una cosa, che quando io ho conosciuto te da Ma giovane io non filmmaker, c'entro. no, tu c'entri, tutto rientra nella formazione Sì, va dell'universo, bene. ma in quegli anni che ero un giovane regista, eccetera, io vidi i film, ovviamente a parte
parte Cinema Paradiso, Come l'acqua per il cioccolato. Ah beh, Come l'acqua per il cioccolato. Di cui Marco era interprete, no? Rau, che fu un grandissimo successo in quegli anni. E io da giovane filmmaker sognavo un giorno, mi dico, mamma mia, questo attore straordinario, Marco Leonardi, chissà, un sogno, un giorno di poterci lavorare insieme. Mai dire mai, mi fai emozionare, così ti ringrazio.